Grande successo di atleti e di pubblico per la Gran Fondo Prosecchissima, andata in scena a Miane sulle colline del Prosecco. In griglia tutti i migliori rappresentanti della specialità, pronti a sfidarsi sul percorso di 52 km e 1980 metri di dislivello. La prima salita fa subito selezione, sul gruppo di testa restano in tre al comando: Tony Longo, il colombiano Leonardo Paez e il russo Alexei Medvedev. Più staccati Johnny Cattaneo, Yuri Ragnoli e Paolo Colonna. Sulla salita del Moncader sono Leonardo Paez ed Alexei Medvedev al comando, con il gruppo inseguitore in ritardo di qualche decina di metri. Verso il 40° chilometro restano Johnny Cattaneo e Leonardo Paez a guidare la gara, con il colombiano che allunga sul rettilineo d'arrivo, andando a vincere la Gran Fondo Prosecchissima con il tempo di 2 ore 15 minuti e 13 secondi. Seconda posizione per Johnny Cattaneo in ritardo di 17 secondi. Terzo posto per il campione italiano marathon in carica Yuri Ragnoli. Gara femminile senza storia, dove una velocissima Mara Fumagalli va a vincere la Gran Fondo Prosecchissima con il tempo di 2 ore 52 minuti e 14 secondi. Secondo posto per Simona Mazzucco Telli, terza Katazina Sosna.